Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere un po' di robe prese al Sephora. Allora, forse l'unica, diciamo, volta che ho detto bene Sephora. Allora, non so se ve li ho fatti vedere, forse no. Allora, questi sono due rossetti. Sono della Urban Decay della linea Vice. Allora, ho preso questo qua Backfire, che è un metallizzato. Non sono tanto contenta perché lo vedo un po' troppo chiaro. Qua invece sembra molto più scuro, quindi diciamo non tanto ne sono contenta. E poi sempre metallizzato questo qua che si chiama Voodoo. Allora, sono sempre 24 mesi dall'apertura. Vediamo gli ingredienti. Dove caspita sono? Eccolo qua. Oh no, come sono scritti piccoli. Forse neanche si riesce a vedere bene. Mamma mia, come sono scritti piccoli gli ingredienti. E questo è l'altro, questo è un po' più scuro. Adesso vediamo se scrive di più. Sì, questo scrive molto di più. Questo qua. Sembra quasi un nero. Allora, il fatto che questo sia quasi un nero, mentre qua invece è un po' più viola, sinceramente non tanto mi ispirava, che diciamo io l'ho preso, non c'era il tester, l'ho preso così, quindi pensavo che fosse più viola, invece questo qua è un nero per me, quindi non ne sono per niente contenta, così come non sono contenta di questo, che è l'altro, il Backfire, che come vedete per me è un po' troppo chiaro. Sì, troppo chiaro, non mi piace. Non mi piace nessuno dei due. Quindi per me, per quello che costano, sono anche bocciati. Ecco perché non dovrei comprare le cose senza vedere prima i tester. Perché poi dopo non sono contenta. Una cosa invece di cui diciamo sono contenta perché ho potuto provare il tester. E questo lip strobe della Huda Beauty. Questi sono quelli olografici della Huda Beauty. E questo si chiama Enchanting. Ed è uno di quelli più, ma proprio più chiari. Però è veramente bello perché è molto olografico. Allora,
Loro hanno fatto Strobing Metallic Lip Gloss, cioè è un gloss metallico e strobing, diciamo proprio se uno vuole fare lo strobing. Quindi è un illuminante abbastanza forte. Io l'ho preso perché cosa? Non solo da usare come per diciamo le labbra per mischiare qualche rossetto che non tanto mi piace per avvivarle, eccetera, ma anche per gli ombretti. Allora, vediamo un po' prima gli ingredienti. Eccoli qua, gli ingredienti dovrebbero essere questi qua. Mesi dall'apertura, non vedo la grammatura. Sì, infatti non vedo la grammatura. Come vedete sembra bianco, però in realtà è un bianco con varie sfumature. Adesso ve lo faccio vedere. È un bianco, come vedete, con una sfumatura molto rosa. Forse magari voi non riuscite a vederlo, però io appena l'ho messo sulle mani si vede molto. Mi piace veramente tanto questo. Con la palette di illuminanti, che sono quattro gli illuminanti dentro la palette Winter, della collezione Winter Solstice, sono anche usciti quattro mini lip gloss strobing, che però il Sephora ancora non li ha. Io però li ho visti li ho visti che uscivano con questa palette sul sito Chic Profile. Quindi se volete andare a vedere Chic Profile, così vedete. E della Huda Beauty a me mi interesserebbe anche la palette Electric, composta da 3, 6, no, sono 9 ombretti fatti in cialde quadrate. In pratica dovrebbe essere una palettina così. Oltre a questa palettina, uscita anche quella effetto nude. E un altro effetto smoky, se non mi sbaglio ce n'è un altro, dovrebbe essere o 3 o 4, compresa la Electric. E con questo vi saluto, io ho fatto vedere tutto quello che è uscito e che ho preso al Sephora. Un bacione a tutti, ciao.